Care colleghe, cari colleghi, buongiorno. Siamo di nuovo con questa modalità per darvi delle notizie importanti, ma in questo momento purtroppo ancora di emergenza da Covid-19 dobbiamo purtroppo sentirci con questi mezzi. Volevo aggiornarvi su alcune novità che credo che siano importanti. Innanzitutto il collegio è operativo, la segreteria è operativa, quindi anche la presidenza, con orari di uffici normali per chi riesce a connettersi telefonicamente e con mail e con tutto il resto. Dove è necessario, strettamente necessario, c'è la possibilità appunto di ricevimento il giorno martedì e venerdì. Cerchiamo di dare anche queste possibilità per chi proprio ne ha strettamente bisogno, ma tutte le funzioni sono attive con i soliti canali, cioè quelli del PEC, quella della mail e quella del telefono. Ripeto, chi si vuole prenotare per un appuntamento lo può fare tranquillamente per i giorni di martedì e di venerdì. Questa è la prima notizia e credo che sia comunque importante per dare comunque una continuità alla nostra azione del collegio. Poi volevo informarvi sui corsi. Innanzitutto, come sapete, sono in scadenza i crediti formativi e quindi per il 31 dicembre dobbiamo farne non più 60 ma 50, perché con l'emergenza Covid si è ridotto a 10 crediti, quindi ne sono 50 e non più 60, ma comunque dobbiamo farli. Ovviamente noi per questo ci siamo ampiamente attrezzati, abbiamo fatto una serie innumerevoli di seminari, sia in presenza per quanto è stato possibile, ma soprattutto in webinar quando non è stato più possibile. Abbiamo fatto una serie infinita, continueremo anche nel mese di dicembre, perché stiamo organizzando due webinar con ancora la trattazione del super bonus. Questa volta però ho voluto farlo e lo faremo esclusivi come geometri, quello pratico, molto pratico. Esamineremo due casi pratici di villette uni e bifamiliari e un caso pratico di un condominio non grandissimo con 4 unità, ma che appunto sia un caso specie per poter far sì che tutti quanti riusciamo insomma a capire proprio praticamente cosa dover fare, come impostare la pratica per ottenere questo super bonus, questo sconto in fattura e quant'altro. Quindi questo è una cosa. Ovviamente c'è la nostra piattaforma eLearning che è attuale, l'abbiamo implementata con nuovi corsi anche abilitanti, quindi significa penso al Radon o penso ai corsi per la sicurezza, quindi sono tutti implementati, sono sulla piattaforma eLearning. Alle mie spalle vedete la pagina del sito che stiamo rinnovando in qualche modo e appunto consultatela quotidianamente, perché ci sono una serie di novità continue. E allora consultate il sito, consultate la parte dove c'è l'area riservata per la formazione, iscrivetevi, avete la possibilità di seguire da casa comodamente tantissimi corsi, ripeto, molti di questi abilitanti. E poi dove è possibile faremo gli esami in sede, dove non fosse possibile ci stiamo attrezzando anche a questo per trasmettere in diretta in webinar con nostre piattaforme anche questo tipo di azione. Dopodiché ovviamente sapete che è già scaduta da tempo la quota di iscrizione. Vi rinnovo l'invito molto particolare, quello di andare sul nostro sito, sempre che trovate c'è una casella Pago PA, e registratevi su Pago PA e formalizzate questo pagamento per l'anno 2020. Purtroppo noi dobbiamo allinearci, ce lo chiede il Consiglio Nazionale, ce lo chiedono i revisori, ce lo chiedono tante organizzazioni che vogliono sapere effettivamente come siamo messi, e non possiamo andare avanti in questo modo. Saremo costretti a fine dicembre fare un consiglio e purtroppo
emettere il provvedimento di inizio della procedura di sospensione per chi purtroppo non ha adempiuto alla quota del 2020, che ripeto è la quota più bassa d'Italia, sono 180, ovviamente adesso siamo in una cifra superiore perché purtroppo ovviamente ci sono state le scadenze che non sono state rispettate, però vi rinnovo questo invito veramente a farlo entro dicembre, vorrei veramente non emettere nessun provvedimento di sospensione per quanto riguarda questo tipo di attività. Stiamo andando avanti rispetto a tante altre iniziative con i collegi campani, non vi posso anticipare ciò che stiamo facendo con ANCI Campania, ma presto su questi canali riceverete l'aggiornamento di ciò che è scaturito nell'incontro che stiamo facendo, più volte già fatto tra noi presidenti dei collegi campani con il presidente di ANCI Campania. Quindi poi gli sviluppi ci auguriamo di poterli dare appresso riguardo a questa attività. Abbiamo richiesto in maniera formale la proroga per quanto riguarda il piano casa, per quanto riguarda l'istruttore del condono edilizio, l'abbiamo chiesto in diretta al portavoce del presidente De Luca e lo stesso ci ha assicurato, e lo ha detto in una diretta Facebook, che tutto questo sarà comunque fatto. Poi vi volevo aggiornare rispetto ad alcune iniziative governative che sono state poste in essere e non sono di secondo ordine, anzi sono di primissimo ordine, e riguardano esclusivamente la nostra categoria. Come sapete a luglio è stata presentata di iniziativa governativa, a differenza delle iniziative parlamentari, una proposta di legge fatta appunto dal Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica, professore Manfredi, dove viene istituita la laurea professionalizzante ed abilitante per la figura del geometra. Noi la stiamo seguendo questa cosa in maniera molto, la sta seguendo il Consiglio Nazionale, stiamo dando per quello che possiamo una mano anche noi come collegi provinciali. Crediamo che sia una via d'uscita, però ovviamente a questo noi abbiamo posto delle condizioni importanti, che sia effettivamente abilitante, quindi che tolga il praticantato, finita questo percorso di laurea, che è esclusivo, con questo percorso di laurea non si può andare ad iscriversi ad altri, non si può continuare neanche l'esperienza universitaria, a meno che non si facciano degli esami integrativi molto particolari, che non convenienti, e per cui si istituisce questa figura intermedia che è quella del giovane laureato. Noi abbiamo posto anche nell'Assemblea dei Presidenti, abbiamo posto la condizione appunto che ci sia l'abolizione delle sezioni B degli ingegneri e degli architetti e quindi che si ponga fine anche a questa cosa e che venga appunto definita una figura intermedia che è quella del giovane laureato. Queste sono alcune iniziative, ovviamente ci saranno anche assemblee dei presidenti tematiche su alcune tematiche specifiche a cui noi daremo sempre voce come Collegio di Avellino e come Comitato Regionale Campano. Ovviamente vi terrò aggiornati di tutta una serie di cose che si faranno. Ripeto, al momento è questo l'unico mezzo che abbiamo. Abbiamo nella giornata di ieri, in ottemperanza quando prevede il regolamento, abbiamo fatto consiglio e abbiamo approvato il bilancio preventivo con una piccola assestamento anche del bilancio 2021. Il bilancio 2020 e il previsionale del 2021. Restando invariate per il bilancio previsionale tutte le voci in entrata, quindi la quota che rimane quella che è, e ovviamente spero di poter, dopo il 3, che ci dovrebbero essere delle piccole liberalizzazioni quando riguarda la possibilità di poterci fare delle assemblee anche in presenza, vedremo come si evolverà le norme, come si evolveranno, e quindi faremo anche l'assemblea consueta come abbiamo sempre fatto, con qualche giorno di ritardo rispetto a novembre, ma
purtroppo questa emergenza colpisce tutto, quindi, e cercheremo di fare l'assemblea, vediamo la modalità, se è possibile farla in presenza con prenotazione, se invece dovremmo farla con qualche piattaforma webinar, ma vediamo, insomma, in qualche modo cercheremo di vederci. Ripeto, questa modalità è il momento in cui ci possiamo sentire e vedere, spero con la collaborazione del mio consiglio direttivo, che ringrazio per tutto quello che sta facendo in questo momento molto difficoltoso, di poter vederci anche per discutere di qualche cosa con queste modalità. Stiamo mettendo a punto, questa mattina abbiamo fatto una riunione operativa, mettendo a punto qualcosa per poterci anche scambiare delle idee in maniera indiretta, ma vediamo, in diretta con queste modalità come possiamo fare, ma lo stiamo studiando anche questo, perché ormai credo che questa modalità ce la porteremo ancora per qualche tempo, finché non sconvinceremo questo maledetto virus che ci sta creando notevoli problemi a tutti. Il mio appello è un saluto a tutti quanti voi, l'appello di lavorare in sicurezza, stiamo attenti, perché abbiamo notizie purtroppo che anche colleghi sono colpiti da questo virus maledetto, e questa è l'unica preoccupazione che non ci sta facendo forse dormire la notte su queste cose, però ripeto, purtroppo dobbiamo anche convivere con questa brutta situazione. Ripeto, ci sono notizie che mi arrivano di qualche collega che purtroppo ha avuto e sta avendo problemi col Covid. Chi dovesse avere questi problemi, auguro a nessuno, problemi di questo o di altro genere, sappiate che insomma possiamo fare qualcosa per intervenire con la cassa di previdenza, quindi vi prego di segnalarci tutto quello che succede, noi siamo a disposizione per poter dare una mano per quello che possiamo. Quindi un caro saluto a tutti, alle vostre famiglie, e ripeto, lavoriamo con la massima sicurezza, stiamo in sicurezza perché la salute è la nostra. Grazie a tutti.